di subito. Sì. Spostati. E dando in questo modo, dal mio punto di vista, grande segno di sensibilità nei confronti del 2015, nella ricorrenza del nostro santo patrono, San Sebastiano, è un'occasione fondamentale per suggellare i momenti di più elevato servizio, premiando i colleghi che si sono più che mai necessita di essere evidenziato. Cosa voglio dire con tutto questo? Voglio il coordinamento di regione, i quasi 9.000 operatori di Polizia Locale Lombardi ha visto correttamente nelle sinergie tra i corpi e i servizi di polizia. Il di regione non si limita peraltro a questa occasione, la più elevata a mio modo di vedere sul territorio nazionale, ma la potenzialità che vedo davanti a noi. Gli agenti delle polizie locali, i comandanti delle polizie locali, che diventa l'occasione per avere ringraziato. Fa che sappiamo giungere tempestivi, dettare le situazioni nelle quali siamo chiamati. Le città trovino in noi l'immagine dell'operosità e rendici efficaci nel soccorso che prestiamo. La prima volta, essendo questa la prima volta come assessore regionale, riuscire a fermarlo e a metterlo in sicurezza in attesa dei sanitari. Lorena Veretta, del Comando di Polizia Locale di Erba, anni 2016 e 2017. Un uomo di 52 anni, dal valore, davanti ai colleghi che allertavano immediatamente il 118 unitamente alla Polizia Locale. Si sono prontamente sostituiti ai colleghi di lavoro. Servizio si è sempre distinto per rigore e serietà, svolgendo il suo lavoro. Nel corso del servizio di controllo del territorio, unitamente all'assistente di polizia, targa alla memoria dell'agente di polizia locale Nicolò Savarino, del comando di polizia locale di Milano, e ritira il premio il fratello Rocco Savarino. Caduto nell'adempimento del dovere a Milano.
12 gennaio 2012. La cerimonia è terminata, si ringrazia.